Ripercorrere le gesta degli antichi popoli italici che nella fine del III secolo a.C. ebbero il coraggio di realizzare un sogno chiamato Italia. Un viaggio nella storia attraverso le pagine dell'ultimo lavoro editoriale presentato ieri nelle sale del Museo Civico Archeologico Antonio De Nino di Corfinio. Un'opera dedicata al Bellum Marsicum e ad uno dei suoi indiscussi protagonisti, Quinto Poppedio Silone, che condusse i popoli italici a rivendicare i diritti civili e politici nei confronti di Roma. Un libro che dopo 15 anni di lavoro contribuisce a far luce su uno degli avvenimenti più importanti della storia d'Italia, a torto spesso trascurato. Fu un crocevia a valle del quale la storia ha preso un corso completamente diverso. Ed è stato un momento fondamentale non solo per la storia dei nostri popoli, dell'Abruzzo in particolare, sarà fondamentale per Roma, sarà fondamentale per l'Italia, sarà fondamentale per l'intera Europa occidentale. Una ricostruzione attenta e analitica del contesto storico e culturale che portò ad una delle battaglie più disastrose per Roma ed il suo esercito, costretto a fare i conti con alcuni dei popoli più valorosi dell'allora terra italica, come i Vestini, i Peligni, i Maruccini, i Frentani e soprattutto i Marsi, che sotto la guida di Poppedio Silone furono gli unici ad inoltrare una formale dichiarazione di guerra a quella stessa Roma che avevano sempre fedelmente servito. Una guerra durata 3 anni, dove persero la vita circa 300.000 italiani, come li definisce l'autore, che con il loro sacrificio cambiarono per sempre il destino della nostra storia. E non poteva esserci cornice migliore del Museo Civico Archeologico di Corfinio, che nelle sue sale conserva molti dei reperti trovati nelle antiche tombe italiche, per presentare un'opera definita come la più completa e dettagliata mai scritta sull'argomento. C'era necessità di riportare, di scrivere un qualcosa che parlasse di questi argomenti su un piano di verità storica consolidata, con tutti i dettagli, con tutti i riferimenti bibliografici, per cui vanno benissimo i romanzi storici che hanno avuto il merito di riportare l'attenzione su questo argomento, ma adesso era il momento di parlarne da un punto di vista di verità storica assoluta. Un libro che, al di là della scrupolosa ricostruzione storica degli avvenimenti che portarono al Bellum Marsicum, invita a riscoprire quell'anelito di giustizia e libertà degli antichi popoli italici che qui, a Corfinio, hanno scritto la storia.